Italia e con noi abbiamo una persona molto speciale. Si chiama Jane, è una colonnista, è una scrittrice, è occasionally stand-up comedian, e con lei andiamo a parlare di quello che è la visione della transessualità nello UK, tracciare parallelismi con l'Italia e di come i nostri tempi si stiano evolvendo. E sperando in un futuro più sereno per tutti quanti, per la comunità. Vedo i capelli di Jane. Hi Jane. Buongiorno. Ciao, come stai? Oh, Ciao scusa. Jane. Ciao. È difficile in questo momento perché ho un gatto che ha deciso esattamente quando cominciamo, il gatto arriva sulla pancia. Ah no, allora, un attimo. Là, va via gatto, va via. Non, Carino. nessuno vuole vederti. Ti vuole bene il gatto. È Il tuo primo. sempre così che quando io comincio sulle media sociali arriva il gatto. Ha questa idea di essere un star, non so. Tu volevo Grazie, finire grazie se te l'hai contato. la tua introduzione, Jane. Tu sei chair di Transmedia Watch UK, giusto? E Sì. ci vuoi spiegare brevemente che cos'è Transmedia Watch? Così che i nostri Ah, ascoltatori scusa. possano capire bene qual è il contesto. Attimo. Sì. È un'organizzazione di persone trans e anche di giornalisti che provano migliorare come si parla delle persone trans in Inghilterra. Qualche anno fa abbiamo creato guides, le guide per come scrivere, come parlare. Adesso divento, nel senso che i problemi non sono della lingua, sono molto più delle idee. E perché è importante avere un vocabolario corretto quando si parla di certe tematiche? E perché vediamo, Rispetto. esatto, semplicemente, e però perché vediamo continuamente Nel senso che un rispetto mancato verso un certo tipo di persone, verso un certo tipo di comunità? meno, nel senso che 10 anni fa ci voleva sempre parlare con la stampa di dead naming, di misgendering, eccetera. Era una cosa di stilo, di come si parlava. Adesso non è così. Adesso per la maggior parte la stampa va meglio, ma sono le idee, le campagne che è anche il discorso che utilizzano che utilizza la stampa. È il discorso, come l'idea che le donne hanno paura delle persone trans. Non è vero, ma c'è sempre si dibatte, sempre. Perché? Perché non è vero. E i sondaggi mostrano che non è vero, ma la stampa preferisce parlare di questa cosa. Certo, demonizzare una categoria intera porta likes Esatto. e porta Sì, click esatto. sui giornali digitali. E no, vale Esatto. lo stesso per questione immigrazione o delinquenza a livello nelle fasce più diverse della popolazione. E c'è una, Esatto. come dire, e quindi come si può fare, come reagisce la...
la comunità trans a queste cose? Come possiamo fare per cambiare questa situazione pandemica della stampa che va sempre a demonizzare una certa categoria? Come possiamo fare per andare a cambiare Ha l'ingranaggio? paura, ha paura. No, ha paura. Soprattutto la comunità ha paura perché è ogni giorno, il Times, il giornale più, si dice, rispettabile in Inghilterra, in un anno quasi 300. 340 articoli sulle cose trans. Perché? Perché non, io mi sento come una mafiosa, nel senso che ce ne sono forse 15.000 donne trans, 15.000, 20.000 forse donne trans, anche 20.000 persone. Trans mask 40.000 perché ogni giorno un articolo e perché non c'è mai un articolo positivo forse un giorno su 10 un giorno su 20 ma per la maggior parte articoli anti-trans ogni giorno orribile scusa. E delle volte, io ne parlo spesso con la mia compagna, bisogna sempre sperare che non succeda mai nulla. E questo penso che Giulia e Simon possano totally relate a questa È un situazione. Bisogna parallelismo molto. sempre sperare che quando apri il giornale o quando apri qualcosa, i crimini vengano sempre commessi da qualcun altro, perché non sia mai che una persona nera sia scesa in piazza a fare qualcosa, o che una persona trans abbia spaccato una vetrina o abbia rubato un portafogli, perché sennò succede il finimondo. E dice, non è proporzionato a quello che sono le No, statistiche, es non è proporzionato a esatto. quello che sono i reati. E le statistiche ci dicono che il numero di reati negli ultimi 10-15 anni sta scendendo. E quindi com'è possibile che ci sia una rappresentazione mediatica di una statistica e sempre più notizie di trans assaulting women, e quando non è, e poi sia i numeri che i dati vanno a smontare questa narrativa? Sì, ma per la maggior parte non esiste. Per esempio, molte volte sulla TV dovevo rispondere alla domanda di come le donne possono sentirsi sicure negli gabinetti. E ogni volta c'è una donna transfobica per disputare, per suggerire che le donne hanno paura, ma negli sondaggi non è vero. La maggioranza delle donne non hanno problemi. Anche la cosa con le lesbiche, per esempio, durante Pride a Londra, quando c'era più di 1 milione di spettatori, più di 600 gruppi, forse 50.000 persone che sono andate in processione, c'era una dimostrazione anti-trans. E forse 8 o 9 lesbiche anti-trans, ripeto, 8 o 9 di 1 milione. E dopo c'è cominciato spontaneamente una hashtag Twitter, L with the T, vuol dire L con lesbiche con trans. Esiste una nuova organizzazione, io non la nomino, che si chiama PLG. LGB, ma veramente è contro T e ce ne sono due petizioni, una per chiedere non riconoscere come una beneficenza, una per chiedere riconoscerla. Più di 30.000 contro e forse 600 per questa organizzazione, ma la stampa parla sempre delle
8 o 9 lesbiche, ecco, che sono anti-trans. Questa organizzazione qui, 700 supporters. Io non so. Io volevo, Vai Giulia. scusa, io volevo semplicemente aprire una piccola parentesi sullo streaming e su, diciamo, questo gap che c'è tra generazioni, nel senso che si vede che c'è una strategia dietro questa manipolazione dei media per portare avanti un certo messaggio, e dall'altra parte la generazione dei millennial che si trova ora in un contesto dove, ad esempio, abbiamo Netflix che promuove tantissime serie che rappresentano la vita di persone trans, per nominarne alcune, Disclosure, che è un documentario bellissimo che va ad analizzare come i media abbiano ridicolizzato e misrepresented la vita delle persone Sì. trans attraverso i media, ma anche Pose, che parla di storia negli States, però sempre comunque storia a cui possiamo appunto fare riferimento, di cui diciamo tutti ci siamo innamorati perché appunto mette questa lente di ingrandimento su queer identities che sono state ignorate per tanto tempo dai media. E quindi diciamo che il tessuto sembra che stia cambiando, e una delle mie domande e critica anche nei confronti di questo tipo di approccio è che molto spesso ci si trova, le persone si trovano nella posizione di essere spettatori tramite i media e non effettivamente degli allies e quindi degli alleati. E volevo chiederti, nella tua esperienza, quale secondo te è la miglior balance per utilizzare questo tipo di esposizione che abbiamo a canali tipo Netflix che portano avanti voci di persone trans e queer, e appunto essere attivisti in un modo che secondo me quasi dire essere attivisti mi sembra sbagliato, è semplicemente educazione civica, perché è questo di cui stiamo parlando, sono di diritti umani, la rappresentazione, la reale rappresentazione rispetto degli esseri umani, sono diritti umani, quindi come possiamo trovare questa balance, e come si può contribuire da una persona che magari si ritiene semplicemente uno spettatore di una serie TV come Pose. Scusa, ma io non so, io dispero, nella senso che durante l'inchiesta sulla riforma della legge Gender Recognition, c'era forse, io cerco i statistici, io non so. Due volte articoli contro la riforma, contro uno per, ma quando si parla del potere, del readership di questi giornali, era 10 verso 1, vuol dire la maggioranza. E questa stampa, ce ne sono forse cinque persone, Rupert Murdoch, i fratelli Barclay, eccetera, cinque persone che controllano questi media e hanno deciso, io non so perché, che i trans sono mali, infatti, che sono per distruggere. E noi non possiamo fare niente perché in Inghilterra la regolazione della stampa viene dalla stampa. La stampa parla della stampa e di più. Secondo me ci sono tre gruppi, i politici, i religiosi e la stampa. Per la maggior parte i politici non loro interessa, non sono la maggior parte per il trans o contro, è solo che cercano i loro voti tra persone che si sentono sottovalutate
tra persone per le quali il passato sembra un paese migliore e utilizzano i problemi, ma non importa cosa. Per esempio, ogni anno Salvini grida al soggetto dei crocifissi che si deve avere questa cosa sui muri nelle scuole, ma l'Italia è un paese secolare, allora è stupidaggine. E si vede che per la maggior parte di questi populisti cercano i voti tra le lamentele delle persone che avevano il privilegio, ma adesso pensano che si sentono sottovalutate. In Ungheria tra i comunità rurali, in Polonia tra i sindacalisti. Ah, sindacalisti, scusa. E io non so in Italia. Ma gli altri due gruppi, c'è un'idea che esiste più tra i religiosi di gender theory, come un male assoluto. L'idea che le donne femministe, i gay, i trans, che noi distruggiamo la famiglia per introdurre il socialismo. E credo che loro sinceramente credono questa cosa. I politici come Simone Pilon, meno Salvino. Io penso che Salvino non credo a niente, ma Pilon è forse, come si chiama, Fontana. Pilon, io so, credeva che esista una lobby gay che vedrebbe le persone gay associarsi con lo scopo di rovesciare l'ordine morale che essa e no, non è vero, ma Sembra abbastanza loro lo convincente. credono. Ah, il media è altra cosa. Io non so com'è in Italia, ma io ho letto che non va bene. La Forse meno che in Inghilterra, io non so. rappresentazione è ancora molto lontana da quello che sono le realtà effettive delle persone che vivono la vita vera, come Giulia sa, riguardo la rappresentazione delle minority, Simon, la stessa cosa. Ovviamente fa scena poter fare i titoli e fa scena la persona trans quando c'è un qualcosa che non va, e di solito c'è un trittico che comprende quando c'è una notizia con una persona trans, c'è sempre di mezzo criminalità, cocaina e transgender, Certo. quindi è un po' il triangolo. O anche peggio comedy, perché quello che vedo spesso in Italia ed è qualcosa che è stato broken down dal documentario Disclosure, è il fatto che questa comedy venga normalizzata in eventi di capienza, insomma, nazionale che vengono trasmessi su canali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, che vengono seguiti da qualsiasi tipo di generazione. E quindi questo, andando mano in mano con quello che ci dicevi, Jane, sulla politica di Salvini, la mentalità religiosa della distruzione della famiglia e tutte queste rappresentazioni che sono ancora available del giornalismo, creano uno scenario molto ostile per delle persone queer che vivono in Italia ancora oggi, e devo dire che appunto ci troviamo un pochino indietro, effettivamente sì. La rappresentazione a livello mediatico ci spinge a comportarci e a far cambiare il nostro behavior nei confronti delle persone che incontriamo. Quindi abbiamo avuto recentemente una ragazza che ha perso la vita perché lei era in una relazione con un trans man Pochi mesi fa. e lei è stata, durante un inseguimento in motorino, è stata disarcionata dal mezzo. Ed è morta sul colpo e che lo è insegu veniva inseguita dal fratello. Quindi una tragedia familiare perché abbiamo una depiction nei media che è totalmente tossica di quello che è la nostra realtà e per fin quando ci sarà
un atteggiamento del genere, non avremo mai modo di presentarci come persone vere, perché c'è sempre un buffer tra quello che è la nostra realtà e quello che è la percezione degli altri. E fino a che questo buffer non verrà meno, non forse una vera accettazione non ci potrà essere, però hopefully. Times they are changing, Bob Dylan used to sing. Questo incidente era a Napoli, sì. Sì, bravissimo. Sì. Ma di più, io non so, c'è un po' di stupido nella politica italiana e un po' di seria. Per esempio, Salvini che ha detto che io non ho problemi con le lesbiche, loro possono fare l'amore, ma non avere le famiglie. Ricordi? Oh, well, I don't have to be recalling that much. He says that every day. È una cosa che Salvini dice, è quella che la destra italiana dicono più o meno tutti i giorni, quindi. No, Scusa. no, vai, continua. Ma anche esista nella legge, per esempio, quest'idea che ci sono qualche nome che si può utilizzare, nomi maschi, nomi femmine. E un anno fa, 2 anni fa, il nome Blu, non so se ricordi, ma c'erano, no, come si chiama? The Registrar, Anagrafe. l'anagrafe, sì, ha detto che una bambina non poteva, che non sarebbe permesso per una bambina essere chiamata Blu, perché questo è un nome maschio. Wow, E quindi questo è incredibile. un legge, c'è una legge italiana che dice che i bambini devono avere i nomi maschi e che le bambine avere i nomi femminili. È scioccante anche perché questo ti fa proprio realizzare come Come è transfobia strutturata? and homophobia Sì. is an active things in our institutions, come il È razzismo sistemico, strutturizzato. esattamente la stessa cosa, quando le persone ignorano il fatto che effettivamente le nostre Bene. strutture istituzionali si fondino su un razzismo attivo, sembra che parliamo di fantascienza, perché non c'è questa conoscenza della legge, come io mi trovo in questo momento assolutamente scioccata del fatto che ci sia stato un individuo che potesse pensare ad una legge prettamente legata alla gender identity. Ci sono tantissime leggi che sono state fatte da persone che hanno tutto l'interesse di ostracizzare comunità di persone. E grazie per averlo portato alla luce, perché questa è una cosa di cui appunto io non ero assolutamente a conoscenza. È importantissimo questo perché così possiamo anche essere consapevoli di come poter decostruire questa sorta di pensiero, perché è praticamente inaccettabile, perché se io volessi chiamare mia figlia magari Andrea, no, per loro sarebbe tipo, non so, maschile, oppure Charlie Ah, sì. che è praticamente ed utilizzato sia nome femminile che maschile, no, cioè, sì, praticamente non andrebbe bene e questo fa veramente male, assolutamente. Siccome tu vivi in the UK, o sbaglio, correggetemi se sbaglio. Jane lives in the UK. Vive in Perfetto. UK. Sì, io ti Io volevo vivo chiedere. Scusa. Sì, no, niente, ti volevo Continui, chiedere. continui. Volevo chiedere se c'era appunto un corrispettivo nello UK di questo tipo di legge, perché io ho alcuni amici, un'amica che si chiama George, e quindi non mi sono mai posta questo problema, perché effettivamente
Come ci stavi parlando anche di statistica, il fatto che nei media si dica che le donne sono spaventate dalle donne trans, quando in realtà nei sondaggi questo assolutamente non esiste, allora mi chiedo, siccome io non ho mai pensato a questo tipo di realtà, anche nello UK, esiste un corrispettivo di questa legge? È un qualcosa che esiste solo in Italia o è un qualcosa che magari vedi anche in altre realtà? Molto meno perché abbiamo un sistema differente, ma c'è questa cosa che i politici se vedono un problema provano a gridare, provano a creare La paura. una nuova sì, creare la paura, creare una legge forse stupida, nel senso che abbiamo in questo momento un problema dove i sex offenders, come si chiama? No, non so, dove i sex offenders spariscono, dopo partono dalla prigione, sì? È difficile trovare. Perché cambiano i nomi. Ah, il problema non è che cambiano nome, perché per un sex offender fare così non è legale. Si deve parlare con la polizia, eccetera, eccetera. Allora, questi tipi sono tipi che già agiscono contro il legge, ma c'è un problema. E cosa hanno detto i politici? Ah, dobbiamo cambiare il legge intorno ai nomi. E questa non è la pro questo non è il problema. Il problema è persone che agiscono illegalmente. E allora c'è un panico dappertutto. E infatti, se cambiano la legge intorno ai no nomi, sarà un problema per le donne che hanno sofferto la bussa, sarà un problema per le persone trans, saranno molti, molti problemi e non risolva niente, non risolva niente. Scusa, un po' No, 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 no. stanco. Un po' stanco quando parlo così per molto tempo. Allora, va bene. No, no, Apprezziamo il ma era. fatto che tu metta l'impegno, visto che l'italiana non è la tua prima lingua. Anzi, Mi piace quando sono in Italia, dopo che tu 2 giorni. vieni in Italia e mi dicevi Oh. in un'altra chiamata che fai dei corsi anche per giornalisti delle volte. E Scusa. tu fai delle lecture quando vieni in Italia, Sì. giusto? Al Festivale di giornalismo a Perugia e sono molto furba, ho parlato al popolo italiano in italiano, mi piaceva molto essere in Italia così e a gennaio, febbraio 2020, allora un anno fa. Ero sul punto di venire in Italia per fare la formazione con i giornalisti italiani e non è successo. Che va a discapito anche della buona informazione, purtroppo, un inconveniente così, perché se no, i giornalisti sono, non so, a volte si può percepire della malizia, in alcune testate giornalistiche c'è malizia, e ne parleremo con altri ospiti oggi, però in alcune altre testate si vede che semplicemente non sono informati sul lessico, non sono Sì, sì, informati. È sì, sì, sì. proprio un modo di approcciarsi che è sbagliato e purtroppo Covid ha messo in pausa tantissime belle iniziative come poteva essere questa formazione per i professional che hanno bisogno e devono essere aiutati perché sennò non si può venire fuori da una situazione di misinformazione anche abbastanza fastidiosa.
Ma ce ne sono le due cose. C'è il Covid e io sono anziana, no, ho un po' più di 60 anni e allora devo rimanere sicura anche Brexit, perché prima Brexit volevo vivere a Bologna, mi piacerebbe tanto, tanto la Bologna, Bologna. Ah, vicino, sì. vicino alla mia città natale. Io sono Oh, di Modena. dove sei? Dove sei? Modena, i tortellini. Ah, cazzo, sì, anche Modena Tu mi sei piace. vegana, Giulia? No, vabbè, o ne vado fiera, insomma. È uscito il mio modenese, scusami. No, sono sposata molti anni fa a Fano. A Fano. Fano. Sì, 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 sì. sì, sì. Con un suocero molto fascista, ma... Ma com'è? Il problema è che abbiamo affrontato in diverse conversazioni che l'Italia sta ancora recuperando da questo retaggio fascista che abbiamo, che appunto, come ricordiamo oggi nel giorno della memoria, va veramente a toccare tantissime minoranze etniche e sociali e purtroppo ecco, i nostri nonni, i nostri bisnonni sono i primi portatori di questa ideologia che non è mai stata effettivamente sradicata a livello istituzionale. Questa è la realtà, non è mai stata combattuta. E si può combattere col giornalismo e con i media, ma come dicevi tu, se non c'è quel supporto politico, se non c'è quell'interesse politico a Sì, fare sì, la ricerca sì, sì. storica per poi cambiare le leggi e andare a prendere leggi come tu hai nominato sul nome sulla gender identity, se questo lavoro non viene fatto nello specifico, ci ritroviamo sempre nello stesso circolo vizioso. Sì. Ma tu... Ma il, come dire, problema, c'è la volontà, sì o no? C'è la volontà di allora poter creare una sorta di coesione sociale dove i diritti umani civili di ognuno di noi siano praticamente preposti lì, sì o no? C'è praticamente questa sorta di volontà, perché è solamente questo, solo questo, o no, giusto? Dico, cioè, chiedo perché. Scusa, tu chiedi una cosa, no? Simon chiedeva se c'è effettivamente una volontà Volontà. politica oppure non c'è di cambiare le cose. Io penso che adesso... Vai, Jane. Direi di no, nel senso che io non sono sicuro se questi politici sono fascisti esattamente, neanche Meloni. Nel questo senso che sono, secondo me, per la maggior parte populisti della destra. Allora, le idee che loro preferiscono sono più della destra, ma hanno meno, per la maggior parte hanno meno ideologia. Sì, hanno molto meno Sì. ideologia. Sono persone vuote. Sì, per esempio, una cosa orribile era quando Salvini ha cambiato, penso che sulle carte di identità, prima, Genitore 1, genitore 2, questa cosa qua, giusto? sì, era genitori, ma adesso si dice madre e padre. E Salvini era molto, molto furbo e ha detto: Ah, allora io ho riportato la famiglia. E io non so se crede questa cosa, perché non è una persona, un tipo morale, secondo me. È solo che lui pensa che questa cosa piace agli suoi supporter.
Concordo, è vero, anche perché basta solo pensare a come lui si esprimeva nei confronti delle persone che vivono nel sud Italia prima di fare le sue campagne al giorno d'oggi e come la storia è cambiata e come lui si è reinventato e si è riadattato per fare sempre questo gioco politico di, insomma, attaccare una certa demografica di persone, persone che, a mio parere, senza speculazioni, penso che chi porti avanti questi ideali populisti nella vita reale abbia un'ignoranza di fondo, mentre persone come Salvini, come dici tu, io credo no non abbiano questa ignoranza di fondo, anzi è proprio un interesse strategico che è abbastanza spaventoso e che è quello che ha mosso tanti altri dittatori nella storia che portavano avanti questi ideali ed è un buonissimo punto da portare alla luce. Sì. È un problema in Inghilterra, è che, per esempio, io non credo che Boris Johnson crede. Io non so che cosa crede Boris Johnson. Per Nessuno lo esempio. sa. Sì, Boris sì, sì. Johnson is not Donald Trump. Boris Johnson is way clever. Like, than Donald No, Trump is. non ci credo. I think so. It looks dumb on purpose. Lui lo fa Ah, apposta sì. a sembrare un cretino. Non, ma è molto calcolatore. Invece Donald Trump non è che sembrava allora proprio un cretino. E invece. Non so, secondo me le tactics son on purpose, sì, ma soprattutto le idee sono stupide, stupidaggine. E per esempio Boris Johnson prima Brexit si dice che lui ha scritto due articoli, l'un articolo per Brexit, l'altro articolo contro Brexit. Vuol Addirittura. dire che, scusa? Wow, no, cioè, No, è è incredibile. vero, lui ha scritto questi due articoli e un giorno prima la campagna lui ha deciso. Allora, lui non ha una tendenza, lui vuole solo le cose che sono utili per Boris Johnson. Un problema è che abbiamo adesso un Minister for Equality, Liz Truss, che è molto più ideologica. Ideologica? Sì. E lei ha detto che la diversità, ci vuole più per i poveri maschi bianchi, perché in Inghilterra il Ministero per, come si dice, qualities? Qualities. Uguaglianza, Pari pari opportunità. opportunità. Scusa? Pari opportunità. Sì. Il ministero per i pari opportunità ha detto che la cosa importante sono i diritti dei poveri maschi bianchi. Scusa? Che Poveri. cosa? E lei anche ha detto lei che per qualche anni c'erano troppi diritti, troppo attenzione ai diritti LGBT e adesso ci vuole pensare per i diritti neri. Cosa? I diritti non sono neri LGBT, che si fa un anno, si fa tutto il tempo, ma no, e lei è un ministero No, ideologico. mistero della Scusa? fede. Ho fatto una battuta, mistero della fede. When you go to mass. Io ti volevo chiedere una cosa che tra l'altro si ricollega perfettamente a questa cosa che tu hai appena detto. Quando nel discorso sociale, nel discorso politici, quando qualcuno spinge per una spinta per uguaglianza dei diritti, un po' per più di tutti, no? Che può essere matrimonio gay, può essere Gender Reformation Act, può essere qualsiasi cosa, c'è sempre una fringe della popolazione che dice, well, what about like everybody else? And
The point, il punto è che tu non prendi, io non prendo più diritti per me, sono più diritti per tutti. E allora perché la gente non lo capisce? La gente fa finta o la gente pensa davvero che siano più diritti solo per una minoranza e non per tutti? Questa è una cosa che succede in Inghilterra, che le donne anti-trans, volevo dire prima, queste donne non sono la maggior parte femministe, sono più un tipo di tradizionaliste, tradwives degli anni 50. Loro parlano degli diritti per fare una cosa, che le donne hanno un diritto per avere spazi senza uomini, ma no, la legge non opera così. In Inghilterra, negli Stati Uniti, io non so in Italia, la legge dice tu hai i diritti contro la discriminazione, contro harassment, eccetera, eccetera. I diritti sono contro, ma la pubblica crede, è una cosa molto facile credere, che i diritti sono per. E questo discorso è sbagliato, ma è molto, non so, è molto. Ah! Tu sai. Ha molto senso la sottile differenza del per e del contro, anche perché se pensiamo appunto alla Carta dei diritti umani, a come è nata, in riferimento a cosa, si capisce che ogni diritto ha un riferimento storico, ogni diritto è per evitare, cioè è contro un qualcosa e spesso c'è un riferimento storico. E quindi ecco, non è una propaganda, un privilegiare, ecco, qualcuno, ma è un difendere. Non spesso ci pensiamo ed è effettivamente molto comune il fatto che ognuno guardi al proprio giardino e ogni qualvolta qualcun altro abbia un po' di attenzione in più, è un po' il discorso di avere tanti fratelli e volere sempre l'attenzione del genitore. È interessante vedere questa differenza di terminologia e di ideologia anche. È strano capire, io concepisco sempre i diritti come tu hai un diritto quando quella cosa ti può essere tolta, perché se no non puoi, you cannot claim a right to have something which it cannot be taken away, if that makes sense. Per esempio, no, se tu puoi reclamare il diritto ad avere qualcosa, tipo il diritto ad avere l'acqua, il diritto ad avere l'aria. Il diritto ad avere un posto, una dignità, perché ti può venire tolto. Però noi quando parliamo di dare più spazio, noi non parliamo di togliere, parliamo solo di aumentare per tutti. Quindi non capisco mai questa cosa quando si parla di le donne hanno diritto ad avere spazi sicuri e chi glielo toglie? Nessuno. Chi glielo toglie? Cioè, io non glielo voglio togliere, anzi, se le donne avessero spazi più sicuri, io sarei sicura più anch'io. Perché più cubicle, più bagni, più stalls, più tutto, non staremo qui a litigare. Anzi, Ma non vedo il problema. hai visto sul Twitter questa campagna? Ah, il gatto torna perché siamo quasi finiti. Il gatto è il timer. Il gatto con l'orologio. Sì. Ma no, tutte le persone motivate che dicono che Biden ha cancellato le donne negli Stati Uniti. È ridicolo. Lui ha detto che la legge che esistava prima è ancora la legge, e questa legge dice solo che non si deve discriminare contro le persone trans. Solo. Quindi è un'aggiunta, non è una cancellazione di un qualcosa che stava prima. Esatto, non è una cancellazione. Che stupidaggine. Ho visto al weekend un articolo del Times che
diceva che la parola donna sparirà dai dizionari. E ho fatto una ricerca e infatti adesso la parola donna apparisce Pare, pare. 200 volte più nei libri che trans. Non va a sparire. È assolutamente stupidaggine, stupidaggine. Quindi vogliamo lasciare, vuoi lasciarci con un pensiero di uguaglianza, magari di speranza tra donne trans, donne cisgender and any other woman around? Scusa, Pierico. No, no, do you have any like positive thoughts that you want to leave us with before we go? Positive thoughts. Give me hope. Come on, Jane. Sì, molto. No, io ho molto speranza nel senso che dappertutto nel mondo sparisce la discriminazione. A India, per esempio, adesso c'è il self-identification. E come 2 o 3 anni fa c'era self-identification a Denmark, a Malta, forse non è un vero paese. No, non è Questa è un'opinione che questo non è il format per discutere. Nel senso che adesso c'è self-identification a India, a Pakistan, c'era un MP conservatorio, conservatrice, che ha detto cosa? A Pakistan va meglio per i trans che nell'UK. Allora, self-identification arriva e in 5 anni sarà negli Stati Uniti, India, a Europa molto più esiste adesso a Svizzera. Speriamo arrivi anche in Italia, quindi. Scusa? Speriamo che arrivi anche in Italia. Speriamo. Non so, sarà in ritardo forse in Italia. E anche il healthcare va meglio. E per esempio, se un giudice inglese ha deciso una cosa un po' strana perché lui ha letto l'evidenza della destra religiosa, ma dappertutto nel mondo non è così. E in questo senso l'Inghilterra è differente, l'Inghilterra viene dal passato. Ma il futuro è molto più Right. gender incongruent, Oh. molto più challenging gender. Come si dice challenging Sì. Abbiamo capito, Penso che siamo più aperti Francesco molto più opportunità e questa live di oggi dimostra, no, abbiamo quattro persone completamente diverse. E tra no, la mia esperienza di transgender ovviamente è la generazione diversa dalla tua, Jane, e siamo qui e siamo, è bellissimo poter parlare con tutte persone e quindi c'è speranza sicuramente per quello che è a new enlightenment, maybe. Baby steps. Mille grazie per questa Grazie Jane per essere stata Grazie a con te noi. per essere. Grazie di Certo, cuore. facciamo più di ieri e un po' meno di domani, ma un passo alla volta. Grazie Grazie veramente per per la tua essere stata con noi. presenza e wisdom. Posso rilassarmi adesso, posso Yes. parlare Un saluto anche al Grazie di cuore, grazie di gatto. cuore. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.